Immagino che il nostro prossimo obiettivo sia andare da Scassandra. Eccoci qua, Scassatona. Che c'hai da dirmi? Il colpa mia, certo. But watch out, my darling. Your next journey will take you to a place where fun and fear have become one and the same. Per un attimo pensavo il mondo dei Goofy Goober, però qua c'è Gloveworld. Gloveworld. Yay! We'll see about that. Your costume is almost complete, but to get you into Glove World, it's missing one more ingredient. The breath of a pufferfish. Che cacchio vuol dire? Vabbè, dai, sì, sì, certo. Maybe Mrs. Quella cosa del blu era del Goofy Goober comunque. This glove hat can only mean one thing. Cosa vuoi che significhi secondo te? Andiamo dalla signora Puffo, però prima là in fondo, esatto, c'è una bandiera su Gary. Ma come? Esatto. We have to get him back down to normal snail size. Maybe something from another world. Chissà cosa potrebbe funzionare. A potion that does something magical. Well, magic is what caused this mess in the first place, but not potions. Mi sembra giusto. Madonna mia. Ma povera la signora Puff, che gli è successo? Ma no. Mrs. Puff, we'll get you back down. Sono morta. Ok. Devo prendere le meduse blu. Ok. Cattura la medusa per rendere l'area sicura. Ah, ok. Stai buona. Una è qua sotto. E come ci arrivo io lì? Ah, c'è la roccia. Eccoti qua. Forza che andiamo. Stai buona tu. Sì, guarda, sono sicuro che una roccia possa rompere il costato di un pesce preistorico con così tanta facilità. Ne sono sicuro. Beh, buona anche tu. E anche tu. Quante ce ne mancano? Una è lì. Una là in fondo. Dove è andato il mio sasso? Ah, è andato dall'altra parte. E che, scusami, chi l'aveva visto? Vabbè, ce ne mancano comunque tre. Quindi una è qua. Una è qui. Ce ne manca una che non ho idea di dove sia. Ma eccola là sopra, vicino agli orsi mannari. Eccoci qua. Dai buona. Ma no, povera signora Puffo. Ok, dov'è il trampolino? Davanti? Oh, finalmente abbiamo capito come salire qua sopra. Eccoci qua. Tutto ci ha portato a questo momento. Signora Puffo, aspetti un attimo. Grazie. Reminder, wear shirt. Guarda, eccomi qua, signora Puffo. Ma povero. Ma povero. Ma dai. Wow, that was fantastic, Mrs. Puff. Could you do that again, please? I most certainly won't. Duh. Oh, please, 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 please. Ma no. Huh? Oh. Good luck, SpongeBob. Don't mess this up. Don't worry, Mrs. Puff. We have this under control. Hai voglia. Tutta una meraviglia. Siamo di nuovo a rock bottom. Mrs. Puff sure must have fun doing this all the time. Am I right, Patrick? Agent Poor Bearer calling for best friend support. Over. Patrick. Patrick. Game. Ma che? Over. Ma che è sto posto? Bikini Bottom. And now I've lost my best friend. Loser. Così scary. No, I can't lose as long as I keep trying. I'm gonna find Patrick and together we will bring Bikini Bottom back to normal. Sicuro, guarda. Cerca Patrizio. Ah, ma no, allora c'è gente. È solo che fa abbastanza schifo come posto. Ovviamente poi abbiamo anche i soliti altri obiettivi, ovvero trova la spatola, trova il cagnolino. E se schiaccio codesto bostone? Ehi, perché non va?
Ah, non devo prendere quelli bianchi. Ok, ho capito. Ok, probabilmente magari perdiamo anche ora. Ok, ce ne mancano solo tre. Preso. Ok, è stata una cavolata in realtà, Fatto. Grazie. Dammi la moneta. Aspetta, me la ricordo sta scena. Me la ricordo quando vanno al Luna Park e c'è il... Quando c'è la salita qua e loro si spaventano perché... Oddio, è troppo spaventosa! Enjoy your ride on the safest, slowest and least painful roller coaster in Glove World. Ora me la ricordo l'episodio, me lo ricordo. Vuoi vedere che tutti sti gong mi servono per sbloccare qualcosa? Allora, vediamo. Mano, cuore, stella. Quindi mano, cuore, ci manca la stella. Eccola lì. Ho solo pochi secondi. Allora, aspetta che arrivo. Corri. Mano, 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 cuore, 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 stella, stella, stella. Ok, preso. Corri, 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 corri. A parte che è apparso un altro timer sotto l'altro timer. Ah, me lo resetta, in teoria. Non lo so. Boh, non lo so, appare un timer sopra un altro timer. E infine, stella. Ecco fatto. Facile questo. Grazie. Ok, e qua invece abbiamo delle fotografie di loro due. Globy Glob. Tu sei il mio avversario, eh? Ah, ce l'ha con noi. C'hai ragione. Ce l'ha con noi perché ovviamente hanno chiuso il posto dopo che abbiamo fatto tutto sto casino. A parte che pensavo che l'animazione fosse finita. Ahia, vabbè, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io perché mi ha distratto l'effetto cosmico. Ecco qua. Dai, ancora uno. Ancora. Morto. Grazie. Come no, guarda, subito. Sì, dove siamo finiti? Attraversa la terra dei guanti. Ma dai. Ah, ma ho capito cosa ha fatto il tizio. Ha messo la sua faccia sulle foto di Gary e Patrick. Ma no. Spongy Bro è triste perché gli manca il suo amichetto. Allora, è molto probabile che io debba andare dall'altra parte. Ma voglio provarlo a fare al contrario. E di sicuro troviamo qualcosa. C'è qualcos'altro anche lì? Non lo so, scopriamolo subito. Sì. Era palese che ci fosse qualcos'altro. Era abbastanza ovvio. Ora posso starmene qua fino alla fine dell'altro giro. Posso stare qui. Ok, eccoci arrivati. Però le barchette si inabissano, quindi tac e via. Vai, 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 vai. Ecco qua. Tra l'altro sto pezzo qua mi ricorda tanto il gioco appunto di Scooby-Doo. Quando andiamo, quello che abbiamo portato sul canale, quando andiamo nella zona appunto del parco di divertimenti. Sai che pensavo sarebbe partita a 200 all'ora proprio così? Fammi indovinare, devi uccidere i nemici prima di poter passare. Attento. Kaboom. No, speravo.
shaped like a balloon, also my best friend. No. Ma che bello, che due colpi? Ma che stronzo! Basta! Eh sì, ma dai! Ma è scivolato! Ma che palle! Allora, facciamo la cosa più ovvia. Andiamo subito a prenderci questa antipatica qui. Ecco fatto. Addio a quello lì. Ecco fatto. Distruggiamo Stina nei rotoli. No, che palle l'onda d'urto. No, 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 no. Ah, l'ha attivato lui con l'onda d'urto prima. Ecco, fatto. Preso. Addio. Uff, facile. All right, Squarepants. You've made it this far. You have to keep going. Hai voglia. Ma guarda, in realtà credo sia il meno dei problemi lasciarlo qua. Secondo me sarebbe anche felice. Anzi, sta mangiando da qualche parte, secondo me. È lì che mangia dolcetti. Raggiungi la fine della strada principale. Che è successo? Oh, è il coso dei gelati, giusto? Ah, è un aspiratore. Ah. E io pensavo che era una macchina per i gelati, onesto. Quindi, risucchia e spara. Ma quindi è temporaneo. Ma cosa siamo diventati? Luigi's Mansion. È Luigi's Mansion sta roba. Cioè, in sostanza, questo potenziamento non è un potenziamento fisso. Per usarlo devi... prenderlo sostanzialmente dalla zona. Ok, devi fare attenzione. Alle cose esplosive comunque. Fammi indovinare, ora me lo tolgono, vero? Peccato. Vabbè. È un potenziamento extra carino, ma se te lo fanno utilizzare una volta ogni tanto, manco lo sforzo. Di sicuro. Ma in tutto ciò, dove è il cane e dove è la spatola d'oro? L'entrata per la caverna segreta. No, un nuovo nemico. Ok. Ho intravisto Patrick o me lo sono sognato? Ok, quindi solita carrellata di nemici normali. Madonna mia. Quindi in sostanza tutto ciò che lui ci spara noi possiamo comunque recuperarlo. È una cagata. Ma è una cavolata di nemico. Cioè basta lanciargli indietro. Certo, è pericoloso finché non prendi il coso, però. Alla fine ti dico che c'ha 6 barre di vita, ma bastano 2 colpi ed è morto. Avanziamo. Madonna mia. Sì. La noncuranza di tutto quello che succede proprio. Oh, ma il cagnolino e la spatola dove cacchio stanno? Eccolo lì il cane. Messo così facile senza fare nulla. Merda. Ok. Presa. Sai perché ti ho presa? Perché ti sei distratta, mia cara. Di qua invece che cosa abbiamo? Mi sembra una trappola. Ok. A me sembra una trappola. No? Ah, ok, cambia allora. No! Ma perché? Automira schifida di sto gioco.
ci arriviamo, facile. Niente. Ancora uno. Ah no, fatto, perfetto. Nuovo record. No. Dov'è la moneta? Grazie. Guarda, è esattamente come Disneyland, uguale. Stesse emozioni. Oh, ma guarda chi c'è là sotto. Ti sta bene, scemo. Così impari a stare sottoterra. Ma davvero, è il nemico più semplice da fare lui. Perché alla fine lo vedi arrivare, basta che... Questo e via. Fine. Andato. Come funziona questo minigioco? Ma cosa sta facendo il Gyaltird? One Piece. The One Piece is real! Moneta? Sì. Ma questa era proprio gratuita, proprio regalata. Ok, proseguiamo col magico surf. Eccolo qui. Passo da questa parte. Oh, ok, per fortuna. Comunque Patrick non è proprio felicissimo di questa amicizia. Ma... ok, sì, siamo già alla fine. Siamo già alla fine del livello. Facile sto livello in realtà, eh. Aspetta che arrivo, Patrizio. Madonna mia, ma è enorme. A parte quanta luce. Ma sta ruota panoramica è gigantesca. Ci stanno una famiglia con anche la macchina qui. Ma sai che motore ci vuole per far girare una roba del genere? Cioè, è immenso. Aspetta, perché ho la sensazione che se giro dall'altra parte c'è tipo una moneta? No, forse questo giro mi sono sbagliato, dai. Mega boss fight finale. Guarda. Sarà felicissimo, Squiddy. Ma... sei scivolato su una cosa viola, SpongeBob. Stavo dicendo, ma... la spatola d'oro? D'accordo, torniamo al lavoro, SpongeBro. Eccoci qua. Ma dai! It's not what it looks like. He forces me to take best friends pictures. Don't worry, buddy. Help has arrived. Adesso vedi che c'è suo padre. C'ha le stesse gambine. I'm your biggest fan of the whole world. Could you please, please, please give me a thumbs up? Not anything for a fan. Sì, fa il dito medio. Well, in that case, how about letting Patrick go? No. Ever since you threw Bikini Bottom into utter cosmic chaos, all visitors have vanished from this once beautiful oasis of fun. And with them, they're out. Pensavo che avrebbe detto è sparito anche il mio stipendio. You know what becomes of a glove without love? Viene buttato? I'm gonna go with... G? Ma dai! Smothering him! It's time I realized even the best glove can be cold. I won't let that happen to you, Glovey Glove. Ok. Ma dai! Si è sbattuto fuori! Ma quanta luce c'è in sto posto! Hold on, Patrick! I'm coming! No. Ho fatto il triangolo ma non ha preso l'input. Ma la spatola d'oro in tutto ciò, davvero? Dove cacchio sta? Ci arrivo. Sì che ci arrivo. Grazie. Merda. Aspetta che arrivo. Preso. Ah pure? Cambiamo zona? Beh. Ok. Aspetta che finisce di sparacchiare in giro. C'è un problema di fondo. Come faccio esatto a passare? Allora, devo aspettare.
Ecco qua. Oh no. Madonna mia, questa. Questa era pericolosa. Mi sa che uno è morto. Mi sa. Sono scivolato. Stavo dicendo, mi sa che uno è morto. Sì, perché è stato colpito dalla melma. Oh, ma allora. Allora easy. Allora facile, dai. La vera domanda è come torno indietro. Ok, addio a una. Addio anche a voi. Vai, 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 vai. Ma la musica è totalmente sbagliata per questo momento. Comunque. Lei no? Ok, grazie. Ah, proprio non gliene frega niente a lei, d'accordo. Dai. Ah, giusto, non posso neanche rimandargli indietro le cose. Non posso neanche rimandargli indietro le cose a questa perché ho... Esatto, ho sto coso attivo. Kaboom, addio. Ma è una cavolata sta boss fight. È proprio semplice, sì. Arrivo, arrivo. Allora, come funziona questa zona? Madonna. Certo che se Prezzemolo diventasse così cattivo, la fine di Gardaland per sempre. Cosa mi lancia? Madonna mia. Ah, così. I admire you, Glovey Glove, but you leave me no choice. Esatto. Una volta ero tuo fan. Ma dobbiamo finire questo rapporto tossico. Grazie. Vai, 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 vai. Beccatelo. It's just hard to see your childhood heroes hit rock bottom. Don't worry, Patrick. Rock bottom. I have something with me that can cheer up our friend. A Squidward action figure? Duh. Even better. Ma no. You have a world of friends. You're right. I have a world of friends. They all adore my fixed smile and my haunting blank stare. Thank you. Thank you. Ma dai, poverino Patrick. I will never leave you out of my sight ever again, Patrick. You're my best friend ever. Oh. E ora si baciano. I'll get Bikini Bottom back to normal and get lots of visitors back into Glove World to love you just like we do. SpongeBob? Yes? Goodbye. Ok, e anche il Krusty Krab è tornato. SpongeBob. Freeze, you toxic yellow polluter. Che c'entro io? You've gotten reports from multiple sources with the same megalomaniacal voice. Ah, ok, per quello. You're responsible for all this trash around the Krusty Krab and the Chum Bucket. Quindi devo pulirlo ora. You either pick it up or you pick jail. Ok. Whoa, I don't know where all this trash came from, but I do love to pick things up. Plus, it'll give me a chance to work with Bikini Bottom's finest, the Garbage Man. Sign me up. Conta su di me. Ok, dov'è il coso per aspirare? Ah, non devo... No, ti prego. A mano. It feels good to clean up the ocean. Who would leave all this trash around here? Chi vuoi che sia stato? Io pensavo di dover usare il... Ah, ok, sono due diversi tra l'altro, cavolo. Scendi però. Credo che basti... No. Ah, dai, quanto è lenta sta cosa. Come allungare per niente una sezione. Ok.
Me ne manca uno però, perché è finito in quello sbagliato. È infatti ancora lì. SpongeBob! C'è un problema? Ah, perché... No, dove cacchio è l'altro? Ah, eccolo! Uno è qui e l'altro? Beccatelo! Ok, me ne manca uno, ma dov'è? 13 secondi, ma non so dov'è l'ultimo. Perché mi sa che è quello che ho buttato là dentro. Ok, rifacciamolo volentieri però. Quindi uno, due, tre. E gli altri tre vanno di qua. Ok, era una cavolata, però per qualche motivo l'altro l'avevamo perso. We sure did a lot today. It's been fun. See you later. Hey, Patrick, shouldn't we bring the rest of the jelly to Cassandra so she can fix all this chaos? Certo. Oh, yeah. Well, I guess I can squeeze that in. Credo che Cassandra non veda l'ora.